Spunta un nuovo figlio per Alain Delon? L'attore, 88enne, gravemente malato, già al centro di una vera e propria faida tra i suoi tre figli, potrebbe presto doversi sottoporre ad un test del DNA per accertare se sia o meno il padre di Harry Boulogne, fotografo e figlio della cantante Nico, con cui avrebbe avuto una relazione clandestina. A richiedere il test ad un tribunale svizzero la figlia sedicenne di Harry, Blanche Boulogne. Harry è morto un anno fa, a 60 anni, e si è sempre battuto, inutilmente, per anni, per essere riconosciuto da Delon. You are the one. La star francese, malgrado una notevole ed evidente somiglianza fisica con Harry, ha sempre smentito di avere un figlio illegittimo, definendole solo coincidenze morfologiche. Eppure, guardandoli vicini, i due sembrano davvero due gocce d'acqua. Del resto, la madre di Harry, Nico, top model e musa di Andy Warhol, scomparsa nel 1988, ha sempre raccontato al figlio della sua relazione con Delon e di quella notte di passione. Ora i giudici ginevrini dovranno decidere se dar seguito alla richiesta e prelevare il DNA dell'attore, che all'epoca della la relazione con Nico risiedeva nella città svizzera. Con il possibile arrivo di una nuova componente della famiglia, Blanche, si complicherebbe ancora di più l'intricata questione legata alla futura eredità del divo, che si aggirerebbe sui 200 milioni di dollari. Le dispute hanno visto finora protagonisti i suoi tre figli, nati da due mogli diverse. Anthony, 59 anni, il maggiore, Anushka, 33, e Alain Fabien, 29 anni, che si contendono anche il diritto di decidere della salute e delle cure del padre malato. Dal 4 aprile la magistratura francese ha nominato un amministratore per il patrimonio di Delon, colpito 5 anni fa da un ictus, e davvero nessuno sa come stia davvero adesso. Un silenzio rotto solo parzialmente da Anthony nel corso di un'intervista a Domenica In. Posso chiedervi come sta papà? Sta va abbastanza bene. Circostanze sono stabili. Ha una stabilità nel suo stato di salute. Là, in questo momento, va bene. In questo momento se la cava, sta bene.